faccio solo un passo indietro agli... una bellissima giornata, un primo maggio della città, piena sempre di persone, a vicino del primo maggio. A Roma Alemanno presenta il conto ai sindacati, cosa più unica che rara, 300.000 euro per il concerto del primo maggio, insomma per tutta l'organizzazione. Napoli qualche anno fa ha ospitato il primo maggio nazionale a Scampia dopo quella famosa guerra, con un bellissimo gesto di loro, infatti c'era già pure Bonanni. E tu te la sentiresti nel caso loro non si trovassero più bene a Roma, magari Piazza Plebiscito, un posto bellissimo per festeggiare questo primo maggio? Io ho preso un impegno pubblico ieri a Piazza del Gesù, dove ho fatto un intervento molto sentito e sollecitato anche da alcuni sindacalisti, alcuni esponenti, alcuni cittadini. Ho preso l'impegno pubblico che l'anno prossimo, il primo maggio, si farà a Piazza Plebiscito. Quello nazionale, quindi, per tutti. Noi lo facciamo a Piazza Plebiscito, se è nazionale meglio, altrimenti sarà meridionale, in un'ottica nazionale. Perché il primo maggio a Napoli deve essere valorizzato? Già quest'anno lo volevamo fare a Piazza Dante, la prima volta che l'abbiamo fatto insieme con i sindacati, però Piazza Dante c'è un piccolo cantiere della metropolitana, c'erano un po' di problemi, è andato benissimo a Piazza del Gesù nonostante un po' di piogge. L'anno prossimo bisogna farlo a Piazza Plebiscito, ovviamente bisogna lavorarci bene perché poi è una piazza grande. Io lo vedrei o come evento nazionale, se i sindacati confederali nazionali sono d'accordo, sarebbe un bel segnale dal sud per l'unità e per lo sviluppo, altrimenti io credo si possa fare comunque un primo maggio da Napoli per il sud e per l'Italia. Senza presentare il conto? Senza presentare il conto, assolutamente.